sveduto in Cremona e Monteverdi e investe nella cultura. Assolutamente sì, abbiamo luoghi straordinari da far conoscere al mondo, personaggi, musiche, tutto quello che di bello c'è al mondo c'è in Lombardia, e la celebrazione di Claudio Monteverdi è uno di questi appuntamenti da non perdere. La collaborazione tra la Regione e il Comune di Cremona, ma non solo, anche la Regione Veneto, perché Monteverdi, la crociera finirà a Venezia, è uno dei punti importanti, e abbiamo deciso di celebrare proprio a Cremona quest'anno la festa della Lombardia il 29 maggio, per chiudere degnamente l'anno del turismo e per celebrare altrettanto degnamente Cremona, il violino, la liuteria e Claudio Monteverdi. Assessore, da Mantova a Cremona. Dopo l'anno di Mantova, una continuità anche territoriale, una continuità di progetti e soprattutto la volontà da parte delle istituzioni pubbliche e del territorio di valorizzare le bellezze dei nostri territori a 360 gradi. Cremona capitale della musica 2017 era stato annunciato nella precedente crociera, insomma quest'anno torna una nuova edizione con tantissimi eventi. L'avevamo annunciato, l'idea c'era da tempo, questa è l'occasione ideale per dimostrare al mondo il valore di Cremona, la sua storia, la sua identità, i personaggi che l'hanno resa nota, tutto quel sistema culturale che va sempre più promosso e valorizzato, come dicevamo prima, anche all'estero, proprio perché è un richiamo importantissimo e dei gioielli, delle bellezze da far conoscere il più possibile.